Consigliere Buzzo. Allora, io credo che la proposta del consigliere Bruni sia da prendere, da fare il consiglio subito dopo la sentenza del TAR. Credo che comunque bisogna prendere atto che l'amministrazione c'è, la giunta c'è, quindi la macchina amministrativa è partita, anche perché parliamoci chiaro, se non si organizza, e credo che questa volta i consiglieri sia di maggioranza e di minoranza, sono persone, credo, non offendendo chi c'era precedentemente, di un elevato grado e valore politico, e quindi possono in questa legislatura dare un apporto al territorio, apporto che magari nella precedente legislatura non c'è stato. Quindi credo bisogna votare questa proposta di Bruni. Faccio una proposta alla minoranza, magari prima dell'8, se ci propongono un nome per la minoranza possiamo anche prenderlo in considerazione. Quindi invito la minoranza a proporre magari 4-5 giorni prima al presidente Meroe, che poi ce lo farà conoscere, un nome della minoranza per la vicepresidenza del Consiglio, in maniera che la maggioranza la possa valutare, e non è detto che non possa decidere per quella via, che sarebbe una cosa importante, per la cosa più importante che c'è stando qui, che è il futuro del nostro territorio, futuro che dipende sì dal Consiglio, ma sicuramente non da un rinvio di 15 giorni e non dal Consiglio vero e proprio, ma dipende soprattutto dal Presidente e dalla Giunta, che saranno il motore di questa provincia. Consigliere Mantuano. Prendo spunto dai due interventi del consigliere Cappelli e del consigliere Palozzi, solamente per fare alcune specifiche aggiustamenti di tipo. Credo sia giusto, Cappelli, che nessuno si spogli dei propri ruoli, perché insomma sono ruoli determinati dalla votazione. Fondamentale il passaggio che lei ha fatto, dove si metteva, sembrava che qualcuno mettesse in dubbio l'autorevolezza del Presidente. Nessuno ha l'intenzione, né tantomeno la voglia, di mettere in dubbio l'autorevolezza del Presidente Meroe. La cosa che Palozzi diceva le fa onore, insomma, ricordarsi quando è stato l'ultimo consiglio provinciale che è andato deserto 42 giorni. È una cosa abbastanza semplice. Più difficile, io spesso lo uso con mio figlio che fa la prima elementare, gli faccio ripetere una cantilena proprio per sciogliergli la lingua, che è quella di ricordarsi a memoria tutte le variazioni tra assessorati e varie nomine di assessori della precedente giunta provinciale. È una cosa veramente difficile, proprio per questo noi faremo in modo di partire con determinate posizioni ben definite, in modo da non ripetere quella cosa che è già successa in precedenza. Ci sono altri interventi? Sì, salve, buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri e assessori. Io stamattina la mia prima esperienza, quindi sono venuto qua un po' come il professor Salvino con tante buone intenzioni, ma devo constatare che lo spettacolo che stiamo dando non è assolutamente all'altezza delle aspettative che io mi ero posto, e credo che anche gli elettori nutrivano nei nostri confronti tutti. Ci chiediamo spesso per quale motivo cresca il numero degli astensionisti, il numero delle persone che non votano alle elezioni. Se oggi, come probabilmente accadrà, noi andremo al rinvio di questo Consiglio senza l'elezione di un Presidente del Consiglio, come ricordava qualcuno prima di me, molto più esperto di me, la prima volta che cade una cosa di questo tipo, quindi non dando seguito a quello che è semplicemente una legge da rispettare, noi non diamo un esempio di quello che è, secondo me, fare politica e del rispetto che ognuno di noi deve avere nei confronti di come amministrare la cosa pubblica.
ma di più, noi diamo anche, e qui concludo, una risposta a quella domanda con cui ho aperto l'intervento, del perché c'è tutto questo astensionismo, semplicemente perché i politici, e quindi mi ci metto anch'io, perché abbiamo assistito semplicemente a rimballarci di chi ha più o meno problemi, si occupano ormai dei problemi interni, non si occupano più dei problemi delle persone. Grazie. Grazie, consigliere Fanno. Buongiorno signor Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri e a tutti i presenti. Anche per me, come tanti altri, credo, è la prima volta che misuro mi lavoro in questa. Io quello che nel mio piccolo non riesco proprio a capire, non riesco proprio a farmi mio, è il fatto che ci sia questo grande, diciamo, consenso, 92.000 voti non sono pochi, e quindi presumo che fuori c'è una realtà, c'è un tessuto sociale che aspetta delle risposte da questo governo. Al di là di tutte, e questa è mia, la faccio mia, non vorrei mancare di rispetto a nessuno, di tutte queste alchimie politiche, io non mi sento di rappresentare, nel senso che è vero sì che se i consiglieri sono stati eletti e sono legittimi a fare, a lavorare, a iniziare un lavoro per la gente comune, per l'uomo che sta sulla strada, per tutte le problematiche che, come diceva giustamente anche altri di noi, ci sono e ci sono da affrontare, quindi io chiedo a tutti una responsabilità al di là di quello che può essere stato il passato di vecchie amministrazioni che abbiano fatto o non fatto, perché è vero che il male è fare del male, ma è pur vero il male è anche non fare del bene quando si può fare. Grazie a tutti. Si è dato l'accio. Sì, buongiorno a tutti, io sono nuovo della provincia, quindi non conosco le vicissitudini precedenti, quindi non voglio neanche addentrarmi nelle vecchie amministrazioni, e credo che c'era prima, magari chi è all'opposizione oggi in maggioranza, chi era in maggioranza oggi all'opposizione, abbia vissuto i 5 anni che fanno parte del passato per quello che mi riguarda. Riguardo all'argomento sul quale il consigliere Bruni ha posto una sorta di dichiarazione, io e il mio gruppo, la lista che io rappresento, condivide l'impostazione, perché io penso che bisogna iniziare bene, e chi ben comincia secondo me è già a metà dell'opera, e se cominciare bene vuol dire vedere bene anche quelli che sono i cavilli giuridici, perché qualche consigliere vicino a me mi diceva l'ultimo che ha parlato, se lui si dimette in questo momento abbiamo risolto il problema, perché il problema è quello, cioè non andiamo a fare giochi o giochetti o a pensare che ci siano cose, ci possono anche essere problemi di carattere magari tecnici e non, però se il consigliere, non mi ricordo come si chiama, si dimette, probabilmente viene meno questo problema, probabilmente scopriamo anche le carte se qualcuno dice che ci sono carte coperte in questo momento. Io dico soltanto che condivido l'impostazione data dal consigliere Bruni, sono pronto a dare la mia disponibilità a cercare una soluzione, magari fra 7, 8, 10 giorni, ma abbiamo chiarito alcune problematiche tecniche. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora io prima di passare alla votazione della appunto, proposta del consigliere Bruno e del consigliere Di Giotti e fatta proprio anche dal consigliere Bartolacci, rapidamente vorrei tentare di rispondere ad alcune considerazioni, ma alcune anche domande che sono state poste. Rispondo a Salvatore Carai. Abbiamo dovuto necessariamente passare la campagna degli eletti, perché se no formalmente non avremmo potuto esprimere, una volta non convalidato il Consiglio, un organo che in qualche maniera fosse legittimato a esprimere comunque una votazione. L'unica cosa che avremmo potuto in alternativa fare sarebbe stata quella di far cadere il numero legale, perché non era né nelle intenzioni di alcuno né tantomeno in una procedura. Il problema politico che sollevava
Cappelli, lo condivido assolutamente, c'è un'opportunità di proseguire, ma non abbiamo, Angelo, interrotto nessun tipo di percorso. Anzi, credo che stamani, poi lo spiegherò, adesso ci saranno anche interventi di altri colleghi, credo che stamani possiamo partire invece da un punto molto positivo. Al consigliere Saladino dico che confermo l'assoluta condivisione del fatto che i problemi della politica non debbano impedire al Consiglio di funzionare.